potere di influenzare le persone nel futuro non riguarda soltanto i genitori o gli insegnanti, riguarda gli artisti, ma riguarda anche gli adulti. Se in questo mondo qualcuno non fa outing dichiarandosi adulto, e senza una scienza adulta, un teatro adulto, una politica adulta, non c'è possibilità di competere, dal momento che la trasmissione dell'esperienza sembra essersi girata completamente verso la tecnologia e l'avere a portata ciuccio intorno a sé. Allora, in un mondo così autoreferenziale, o con un po' di coraggio, mischiando le carte e anche i ruoli e anche diciamo, i confini delle discipline e degli ambiti, o si ritrova un po' di autoritas nella comunicazione. No, scusa, non è nella comunicazione, è un po' di autoritas nell'aria, probabilmente, nella quale possono essere vari gli attori, gli strumenti. Anzi, deve essere una funzione circolare questa. Non sto parlando di nuove gerarchie fisse, perché sarei estremamente imbarazzato a prendere la parola come uno che sa le cose. In fondo riesco a immaginare a volte i puntini, ma di ogni puntino ne so troppo poco per poter compiutamente dire delle cose. Eppure la sensazione è che, per esempio, che il teatro accompagni un flusso di emozioni che ti lega fisicamente alle persone che sono con te, mi fa pensare che tutto questo sia qualche cosa che lascia segno, no? Anche se non è come la goccia di tutti i giorni dell'insegnante o del genitore, è una goccia che ti può condizionare. Ci sono degli spettacoli che ti cambiano la vita, no? Magari a uno spettatore solo, ma ci sono. Così come ci sono incontri che ti cambiano la vita, così come ci sono libri che ti cambiano la vita. Beh, tutto questo non è poco, ma se non lo si mette in rete non basta, e queste reti non devono necessariamente assomigliare a quelle create dai motori di ricerca. E in tutto questo davvero lo sforzo di creatività, di immaginazione, perché non sia muscolare, non riguarda soltanto la scienza o il teatro, riguarda l'immaginario delle società che invecchiano, riguarda l'immaginario dei territori che non sono più il centro dell'impero, l'Europa. Ma voglio dire, se l'Europa è in decadenza, la decadenza può essere un periodo splendido per generare delle cose, non necessariamente una rovina. Però tutto questo esige un po' di coraggio, esige attori non rassegnati. Ecco, io credo che serva molto tempo, ma il tempo bisogna immaginarlo, bisogna immaginare dei flussi di tempo che durino di più, ce n'è bisogno. Marco ha posto l'accento su due aspetti. Uno è che la società in cui viviamo sostanzialmente ci sottopone a uno stress al quale forse non eravamo preparati, non siamo preparati. Le nuove tecnologie, che sono apparentemente neutre, in realtà hanno un impatto molto forte sui nostri meccanismi percettivi, che non sono nati per questi affarini qua. Il secondo aspetto è come funziona non tanto la trasmissione del sapere quanto la trasmissione dell'esperienza. Quando Marco ha detto no, non voglio dire comunicazione, penso che si riferisse anche a questo. Dal tuo punto di vista, la mutazione che stiamo vivendo, che cosa comporta per la specie Homo sapiens non diverso? Ma innanzitutto notavo che non sapevo di Hollywood e dei film lunghi, ma stanno tornando anche i libroni lunghi, 600 pagine, sono diventati di nuovo cool per gli editori, che prima li bandivano come un'eresia. No, per rispondere alla tua domanda, molto sinteticamente, io penso che Homo sapiens, che oggi sia entrato dentro una possibile trappola evolutiva,
come c'è proprio il modello delle trappole evolutive. Cos'è una trappola evolutiva? Trappola evolutiva è quando una specie, è già successo non a noi ma ad altre in passato, modifica l'ambiente attorno a sé in modo talmente forte, drammatico e veloce che poi ha difficoltà essa stessa ad adattarsi all'ambiente che lei ha modificato. Puoi fare un esempio? Beh, voglio dire, il primo, la più grande catastrofe cosiddetta dell'ossigeno è stata dovuta al fatto che degli organismi, cianobatteri, sono riusciti ad inventare la fotosintesi, a rilasciare l'ossigeno in atmosfera. Per loro è stata una grande innovazione, ma è stata una catastrofe perché l'ossigeno era un veleno per quasi tutti e quindi hanno cambiato troppo, se vogliamo, l'ambiente attorno a sé. Quindi può succedere, è successo tante volte, ci si mette in difficoltà. Homo sapiens è chiaramente dentro, secondo me, sta entrando dentro una trappola evolutiva di questo tipo, perché stiamo cominciando a capire che paghiamo e pagheremo caro il fatto di doverci adattare all'ambiente che noi stessi abbiamo modificato. Climate change è soltanto uno di queste direttive, la riduzione della biodiversità è un'altra, la pagheremo molto cara, perché noi dipendiamo da quella biodiversità. Quindi abbiamo massimizzato i nostri introiti adesso e pagheremo dopo il costo. Quello che mi preoccupa abbastanza è che, oltre che una trappola evolutiva, rischia di essere anche una trappola cognitiva. Per questo quello che diceva Marco è importantissimo, no? Fare resistenza rispetto a questo, cioè siamo dentro un modo di pensare sempre all'interno dello stesso paradigma che reitera e conferma il paradigma. Faccio un esempio: mi è capitato l'altra settimana un dibattito, io litigo spesso con gli economisti, non so perché non so, molto spesso hanno secondo me un modo proprio di ragionare che è dentro il sistema, e faccio questo esempio, dico: ma se le nostre autostrade sono ormai stracolme, ingolfate di camion con targhe da tutta l'Europa, per voi economisti è una buona notizia, perché vuol dire che l'economia gira, che le merci si spostano, però palesemente è anche una cattiva notizia, perché inquinano un sacco, è inefficiente, ci si sposta a fatica. Risposta dell'economista: beh, perché bisogna fare la quarta corsia e dopo bisogna fare la quinta corsia. Allora, ed era una risposta seria, non è una risposta provocatoria, mi ha proprio spiegato perché bisognerà fare la quarta e poi bisognerà fare la quinta. E io a dirgli: ma scusa, ma non ti sembra un ragionamento incrementale che poi a un certo punto non basterà più neanche la quarta, avremo la pianura padana tappezzata di capannoni e autostrade? E no, dice, perché poi a un certo punto il sistema va all'equilibrio, cioè questi vecchi modelli per cui ci sarebbe nel comportamento umano una miracolosa razionalità intrinseca che ci salverà. Ecco, secondo me c'è quella che chiamano la mano invisibile del mercato, che è la mano invisibile del camionista rumeno. Esatto. Il cui costo del lavoro ovviamente è molto inferiore a quello del camionista italiano, eccetera eccetera. Cioè, ho l'impressione che questa sia la classica trappola cognitiva, cioè stiamo cercando delle soluzioni che sono comunque all'interno dello stesso paradigma che ha creato il problema, e invece bisogna esplorare, appunto, con i tempi giusti, contesti nuovi e spazi di immaginazione, delle alternative proprio nel modo di pensare. Una cosa che ha detto Marco nel corso di questa conversazione, e che ritorna molto spesso, la dice spesso, è: io non so tante cose, e il punto di partenza è non sapere, e la necessità e il bisogno di scoprire. Credo che questo rende simile il lavoro che stai facendo tu rispetto al lavoro degli scienziati. Noi pensiamo che lo scienziato è quello che sa, in realtà lo scienziato credo che dovrebbe essere quello che non sa ed è consapevole di non sapere. Ma il bello della scienza è che ci sono tanti modi di essere ignoranti. Ovviamente c'è il vero, come diceva Popper, il vero ignorante è cattivo, è quello che è convinto di sapere, okay? E il web è pieno di ignoranti pieni di certezze. Poi c'è l'ignorante, che è già invece più positivo, che sa di non sapere e ha gli strumenti per capire che non sa le cose. Gli scienziati hanno gli strumenti per capire che non sanno un sacco di cose. Ma l'ignoranza, come diceva Popper, più bella e meravigliosa è quando tu ti accorgi che non sapevi neanche di non sapere. Cioè, a un certo punto ti si presenta un'evidenza e dici: ma pensa, non sapevo di non sapere un sacco di cose. Oggi i fisici studiano, si sono accorti dopo Galileo, Newton, Einstein e tutti, che avevano studiato fino adesso soltanto il 5% di tutto quello che esiste nell'universo, perché il 95% è materia ed energia oscura, e si apre tutto un nuovo mondo di ricerca. Questa è l'ignoranza generativa della scienza. Marco, che tipo di ignorante sei? Sei Anik con materia scura.
Va bene, io direi che ci siamo raccontati tantissime cose, si potrebbe andare avanti ancora a parlare a lungo. Forse se qualcuno ha delle domande per Telmo o per Marco, soprattutto per Marco. Questo è una conferma di quello che dicevi tu sul fatto che dopo che tu hai fatto quella affermazione sulla difficoltà di fare domande in pubblico, chiaramente. Anche perché se alzate la mano non vi vediamo comunque, quindi tu li vedi? Io se No, se no, io sono molto, molto contento, ringrazio moltissimo Telmo Pievani. Ah, eccoli. Almeno i piedi, grazie. Cosa portate l'un l'altro a casa dell'un l'altro dopo questa discussione? Ti manda Marzullo a te. Prego. A me dispiace di non aver litigato con lui. È vero, questo è un fatto interessante. Sì, forse siamo troppo d'accordo sulle cose, questo non va bene. Cioè, non va scienza. Bene per voi. Sì, ma poi si cadrebbe nel talk show televisivo, che è un'altra piattaforma che non ci convince. Io poi penso che i risultati arrivano con lentezza necessariamente da una conversazione di questo tipo. Io sono rimasto sconvolto, ma forse nella mia ingenuità, una delle prime volte che mi è successo varie volte in televisione. E...